qual è la soluzione migliore per tenere insieme famiglia e lavoro in un'unica auto? Qualcuno direbbe un SUV, mentre i più tradizionalisti invece rispondono con forza station wagon. L'Audi A4 Avant è un grande classico tra le familiari e visto che è stata rinnovata da poco da cima a ruote, vediamo perché comprarla e perché no. Fuori com'è? È solo un restyling, ma le novità in realtà sono tante. E infatti, per esempio, il frontale è tutto nuovo, ma non solo. Scompare anche il profilo che attraversava tutta la fiancata e ora ci sono dei tagli in corrispondenza dei parafanghi, una chiara citazione alle Audi 4 che dominavano i rally negli anni 80. Il frontale, dicevamo, è più basso e la calandra single frame è più schiacciata, così come hanno una nuova forma i gruppi ottici anteriori, ma anche quelli posteriori. La versione S-Line Edition che vedete ha una caratterizzazione sportiva marcata, è più bassa di 23 mm rispetto alle altre e con questo blu tra le modanature in alluminio sui paraurti e la piccola fessura sopra la griglia a trama esagonale, il colpo d'occhio è quasi quello di una RS4. È spaziosa? Una A4 è sportiva e elegante allo stesso tempo, ma se la si sceglie Avant è perché ci si aspetta un trattamento premium anche dietro. Il bagagliaio ha una capacità di 495 litri, una forma regolare ed è ben accessibile perché la soglia è bassa. È comodo rimuovere la cappelliera e c'è anche un supporto per la rete utile se si trasportano animali, però bisogna lasciarlo in garage perché una volta smontato non è prevista una sistemazione all'interno del vano. Al di sotto del piano lo spazio non è organizzato e le due tasche ai lati sono poco capienti, anche se ci sono molle di fissaggio. Ci sono anche delle fasce elastiche, dei ganci, una bella illuminazione a LED ed una presa 12 volt. Per far salire la capacità fino a 1495 litri si può abbattere lo schienale in tre parti, 40-20-40, da dietro con le levette oppure dall'abitacolo. Il rivestimento però non è perfettamente continuo, soprattutto nella zona della piegatura, dove è un po' approssimativo. L'abitabilità posteriore è discreta, in linea con le altre concorrenti premium. Il bordo d'ingresso non è tra i più bassi, mentre le persone più alte, magari come me, oltre 1,90 m, sentiranno la mancanza di qualche centimetro in più per le gambe, soprattutto se di fronte siede qualcuno della stessa taglia. Molto ben fatto il bracciolo centrale con portabicchieri integrati. Per il terzo passeggero lo spazio per le spalle ci sarebbe, ma il tunnel centrale è davvero ingombrante. Rara la possibilità di poter regolare la temperatura anche da dietro, ma per ricaricare smartphone e tablet c'è solo la presa 12 volt, quelle USB si pagano a parte. Se ho dei bambini? Le portiere sono leggere e hanno un angolo di apertura nella media. Qualche difficoltà invece viene dalla posizione bassa della seduta. I ganci Isofix sono ben posizionati, ma i tappi di protezione devono essere asportati, dunque è un'operazione magari da fare prima, altrimenti bisognerà fare qualche contorsionismo. I finestrini dietro scendono quasi del tutto, mentre il nostro passeggino purtroppo non entra in lunghezza ma solo in larghezza e con qualche piccola difficoltà. E la qualità? Solida, raffinata, tecnologica. Audi negli anni è diventata sinonimo di qualità percepita, l'avversaria da battere. E salendo su questa A4 si ha un'ennesima occasione di capire perché. Basta solo aprire la portiera, con la maniglia studiata per seguire il movimento diagonale del braccio. A bordo tutti i materiali sono di qualità e montati con cura, e al tatto la sensazione è più che confermata. Gradevoli la pelle sui braccioli, l'alcantara dei sedili e tutti i tasti e i pulsanti, dal feedback impeccabile. Ed è molto piacevole da impugnare anche il volante sportivo, con la corona massiccia di diametro ridotto e tagliata nella parte inferiore. Solo la modanatura in alluminio satinato appare giusto un po' vulnerabile ai graffi. Scenografici poi i comandi della climatizzazione che si attivano sfiorando i tasti, mentre sotto per guadagnare un vano portaoggetti è stato tolto il rotore principale dell'infotainment lasciando solo la manopola piccola per il volume. Sotto il bracciolo, regolabile in inclinazione, ci sono la base per la ricarica wireless e una presa USB-C. È ben accessoriata? Questa S-Line Edition è la versione meglio dotata di tutta la gamma, tuttavia manca ancora qualcosa per renderla completa rispetto al listino di base. Di serie ci sono la strumentazione Virtual Cockpit Plus, il sistema infotelematico di punta e il climatizzatore a tre zone. Per rafforzare la connotazione sportiva bisogna aggiungere il pacchetto S-Line, il volante a tre razze e i sedili sportivi rivestiti in alcantara. Si pagano a parte i fari full LED con abbaglianti a commutazione automatica e il pacchetto assistenza Tour che comprende la frenata parzialmente automatica, il riconoscimento dei segnali stradali, il cruise control adattivo, il mantenimento di corsia, l'assistente per il traffico in colonna con funzione stop and go, quello per evitare gli ostacoli e la frenata automatica agli incroci. Come funziona il navigatore?
Il nuovo sistema MMI di terza generazione fa meno del manopolone con touchpad circondato dai tasti. Ha un display da 10 pollici e sfrutta un potente processore Nvidia che gestisce anche la strumentazione. Volendo, in più si può avere anche l'head-up display. Ora tutte le funzioni di bordo, a parte la climatizzazione, sono gestite dal grande schermo, che ad ogni comando fornisce un feedback sonoro e consente anche di inserire i dati scrivendoli lettera per lettera. È supportata ogni forma di mirroring con dispositivi Android ed Apple, ma solo attraverso il cavo. La definizione e la fluidità sono di altissimo livello e la navigazione di grande effetto, con le mappe che integrano le immagini satellitari e la simulazione tridimensionale degli edifici. La cartografia si aggiorna online a vita, grazie ad una SIM integrata che permette anche di avere il Wi-Fi a bordo. Una delle novità principali è il Car2X, che consente di ricevere informazioni sulla strada anche attraverso le altre Audi connesse e si può inoltre usare lo smartphone come una chiave o per interagire in remoto con la vettura. Il cruscotto digitale Virtual Cockpit poi è tra i best in class per risoluzione e personalizzazione. In città come va? Intendiamoci, compatta non è di certo perché superiamo i 4,70 m, però è più agile di quanto si possa pensare, questo grazie allo sterzo che è leggero e che consente inversioni e manovre con piccoli movimenti. Poi ovviamente negli spazi stretti vengono in soccorso i sensori di parcheggio, ecco però su un'auto di questa categoria e soprattutto di questa fascia di prezzo la retrocamera dovrebbe essere sempre di serie. Si paga a parte anche il sistema di ausilio al traffico trasversale che viene in soccorso quando si esce magari da un vicolo in retromarcia e poi ancora quel sistema che invece avvisa del sopraggiungere di un'auto lateralmente quando si sta per aprire lo sportello. Ottima la risposta di motore e cambio, il primo è un 4 cilindri turbo diesel che tiene sempre pronta la A4 a scattare, anche perché poi lavora in perfetta sincronia con il cambio, appunto, che consente di avere sempre la situazione sotto controllo con il piede destro. Qualche contraccolpo invece arriva sullo sconnesso, perché bisogna considerare che io sto guidando una S-Line con assetto ribassato, irrigidito e cerchi da 19 pollici. Le sospensioni insomma fanno quello che possono, però buche più profonde e tombini inevitabilmente si sentono. È bella da guidare? Facile pensare che l'A4 sia nata per fare tanti chilometri e per infondere sicurezza, però oltre questo sa anche essere coinvolgente. Il 2000 turbo diesel, vi dicevo, di questa prova ha 190 cavalli che sono ben spalmati e questo significa che le prestazioni non mancano, uno 0-100 coperto in meno di 8 secondi e una velocità massima di 230 km/h. Però oltre i numeri c'è altro, perché è anche in grado di cambiare passo quando serve, diciamo così, nel senso che ci sono 5 modalità di guida, dalla Eco alla Sport, passando per quella Auto, che è in grado di leggere il vostro stile di guida e la strada sulla quale vi trovate per adattare vari parametri come la risposta del motore, quindi l'erogazione, ancora la taratura dello sterzo più o meno rigida e poi la velocità del cambio automatico, che è un doppia frizione a 7 rapporti, che è sempre veloce, fluido e prontissimo ovunque vi troviate. In autostrada a 130 orari, in settima, il motore gira ad appena 1700 giri e questo vuol dire che si sente pochissimo, così come del resto si sentono poco il rotolamento delle gomme oppure i frusci aerodinamici, grazie anche al fatto che anteriormente i vetri sono stratificati e che quindi contribuiscono all'ottima insonorizzazione di quest'auto. Tra l'altro a queste velocità la rigidità dell'A4 praticamente scompare e quindi le sospensioni lavorano molto bene, per esempio nell'annullare le giunzioni dei viadotti e anche a non far trasmettere reazioni o feedback allo sterzo. In altre parole, tutto questo vuol dire che i viaggi, anche quelli più lunghi, non stancano e sono sempre rilassanti. Detto questo, è tra le prime della classe anche quando si parla di tornanti. Il sistema di trazione integrale permanente trasmette il 60% della coppia alle ruote posteriori e questo vuol dire che si può sfruttare tutta la spinta del motore in uscita di curva, anche con l'asfalto bagnato. L'inserimento magari non è fulmineo, però poi sembra di andare su dei binari e la risposta dello sterzo, che è pacata ma comunque precisa, diventa man mano sempre più incisiva all'aumentare della rotazione dello sterzo. E poi un plauso all'impianto frenante, dei freni molto ben modulabili e davvero davvero potenti, e ancora agli ADAS, quindi ai dispositivi di ausilio alla guida, perché sono tra i meglio tarati che il mercato offre al momento. Quanto consuma?
In città abbiamo registrato circa 10-11 km con un litro, nell'extraurbano fluido sui 17 e se invece ci si dà dentro con l'acceleratore si va a 9 km con un litro. In autostrada si sta sui 16 km con un litro per una media quindi superiore ai 13 km litro, cioè circa 7 litri e mezzo per 100 km. Quanto costa? Si parte da 36.500 euro per la berlina, da poco più di 37.000 per la Avant nell'allestimento base. A salire poi ci sono il Business Advanced e l'S-Line Edition. Mediamente gli allestimenti al top costano 4.000 euro in più rispetto alla versione d'ingresso. Per la S4 si va intorno ai 75.000 euro invece, mentre per la RS4 Avant si viaggia sui 90.000. Tra i pacchetti non lasciatevi assolutamente sfuggire il tour con i dispositivi di ausilio alla guida ad un prezzo tutto sommato giusto, diciamo così, 1.250 euro. Difetti? La A4 Avant è un'auto ben progettata e matura, di conseguenza è difficile trovarle dei difetti sostanziali. Sicuramente ci sono troppi optional a pagamento, poi adesso l'assenza del manopolone centrale per interagire con l'infotainment fa sì che bisogna tenere il braccio alzato e questo diciamo non è molto confortevole, oltre al fatto che distrae di più. Poi il sistema non è aggiornabile over the air, quindi con il traffico dati, e ancora la presa anteriore USB non è retroilluminata, perciò al buio di notte la si trova con difficoltà. Infine, un sistema di trazione integrale permanente come quello della 4 Avant, sì, è sinonimo di sicurezza e tenuta di strada, ma va anche a inevitabilmente incidere sui consumi, penalizzandoli rispetto a dei sistemi magari di tipo on demand. Qual è la versione migliore? La diesel 35 TDI con motore da 163 cavalli mild hybrid da 12 volt senza la trazione integrale ha consumi inferiori. Per l'allestimento da considerare il Business Advanced, ha una dotazione simile a quella dell'S-Line Edition ma una caratterizzazione meno sportiva. La consiglieresti? L'Audi A4 Avant è un'auto non soltanto per chi fa tanti chilometri, ma anche per chi ama la strada, per quei professionisti che cercano qualcosa di prestigioso e che viaggiano tanto, ma che a fine serata, quando tornano a casa oppure nel weekend, sono pronti a mettersi un'altra volta al volante per dedicarsi alla famiglia o al tempo libero, sapendo che non c'è meta dove lei non saprà farsi valere. Le rivali sono quelle di sempre, BMW Serie 3 Touring e Mercedes Classe C Station Wagon, però c'è anche la Volvo V60 che è un altro classico che così come la 4 Avant è disponibile anche in una variante con assetto rialzato, off-road da una parte, cross country dall'altro. Tutte le rivali però rispetto all'Audi offrono delle versioni con livelli di elettrificazione superiori. Comunque le trovate tutte su motorone.com insieme a tutte le prove, seguiteci anche su Facebook e su Instagram per tutti gli aggiornamenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube e attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei nostri video.